2 esercizio 2 ci proponiamo di disegnare la parallela a questa retta R a distanza 12 cm utilizzando semplicemente il compasso. E allora il procedimento è questo: individuiamo sulla retta R due punti a piacere. Con il compasso centriamo prima nel punto 1, apertura a piacere, e tracciamo una semicirconferenza. E poi con la stessa apertura, ma non necessariamente, nel punto 2. Abbiamo ottenuto dunque dei punti di intersezione di queste semicirconferenze con la retta R, che chiamiamo punti (3, 4, 5, 6). E allora centriamo col compasso in questi punti, aprendo il compasso un po' di più rispetto ai raggi delle semicirconferenze. E comunque un'apertura che deve essere sempre maggiore di questa metà diametro, quindi maggiore della metà della distanza 3, 4 o 5, 6. Uniamo ora i punti ottenuti con i punti di partenza 1 e 2. Ecco, ora dobbiamo aprire il compasso di un'apertura pari a questa distanza di 12 cm. Per aprire il compasso di questa misura possiamo tracciare un segmento che abbia proprio questa lunghezza di 12 cm sul nostro foglio, in un punto qualunque del foglio. Ecco, agendo sulla rotellina del balaustrone abbiamo dato un'apertura di centimetri 12, quindi centriamo nel punto 1, centriamo nel punto 2 e questi punti di intersezione così ottenuti li andiamo a unire. Abbiamo allora ottenuto la retta S parallela alla retta R a distanza di 12 cm utilizzando solo il compasso e una sola squadra. Ci fermiamo qui e dunque buon lavoro.